Ciao a tutti, sono il maestro Alessandro Sant'Agati e in questo video vedremo la mia partita giocata contro il grande maestro Matthew Cornet, grande maestro francese, eh, nel penultimo turno dell'Open di Cappella Grande, importantissimo Open francese, eh, partita giocata nel 2016. E, io ho giocato D4, il mio avversario cavallo F6, a questo punto cavallo C3, D5 al fiel F4, eh, entrando in uno schema di apertura inusuale però diciamo possiamo dire che le mosse del bianco sono comunque logiche perché gioco sul centro gioco i pezzi e su questo schema il mio avversario gioca e 6 apparentemente con la spinta e 6 diciamo l'alfiere viene in qualche modo ostruito l'alfiere è un po' chiaro eh, però la mossa completamente logica perché la priorità qui è creare pressione sul cavallo c3 infatti una volta che metto fuori l'alfiere F4 il logico e comunque dovrò in futuro giocare 3. Dunque, l'alfiere camposcuro del bianco rimarrà in qualche modo tagliato fuori dalla difesa del cavallo, eh, e questo fa intuire al nero che una buona idea logica, eh, una buona idea da parte della strategia del nero deve essere quella di pressare su C3. Io gioco dunque 3, alfiere B4 seguendo la logica che ho detto prima, e a questo punto cavallo G2. Ehm... Qui si crea un problema interessante perché effettivamente dopo il fiore B4 il nero minaccia di impedonare, l'idea poi anche fare C5, che è la direzione in questo modo, e bisogna ragionare bene se è il caso o meno di mh, permettere questa impedonatura. Eh, nel caso specifico ho preferito non permetterla perché col fatto che il fiore rimane fuori eh, avrei avuto comunque delle difficoltà a difendere il punto C3, eh, per questa ragione ho preferito avere una struttura più solida. Ed evitare questo indebolimento della struttura, giocando a cavallo G2. Dunque qui, eh, in qualche modo, avere una struttura pedonale sana, è più importante ad avere uno sviluppo veloce, anche perché la posizione è chiusa, eh, dunque non ho necessità di arroccarmi in tempi molto molto rapidi. Eh, il nero si arrocca, e a questo punto voglio subito eliminare questa pressione sul C3, e gioco A3. Dunque il nero deve prendere una decisione, Logicamente cambiare in c3 sarebbe sbagliato perché posso semplicemente prendere col cavallo e il nero non ha praticamente ottenuto nulla, perché non ha creato nessun indebolimento dato un alfiere con un cavallo senza una ragione chiara e chiaramente sarebbe un errore, uno, un, un, un errore grave da parte sua. Eh, dunque una volta che gioca a3 l'alfiere deve andare via perché il cambio non è conveniente e a questo punto giustamente gioco alfiere d6. Eh, alfiere d6 proponendo il cambio potrei anche cambiare, però non è molto conveniente perché alla fine prendo di donna e il nero non ha problemi rimango un po' bloccato con lo sviluppo a causa di questi due cavalli eh, dunque il bianco non ottiene una grande posizione dopo il cambio eh, la mia idea qui era di cercare di giocare in maniera elastica eh, giocando H3 eh, che ha principalmente l'idea di fare G4 per poi anche eventualmente poter fare fiore G2 e, e anche arroccare corto o roccare lungo, questo è da decidere in seguito. La mia idea principale è arroccare corto, però effettivamente eh, si può anche decidere per lo rocco lungo qui. Dunque, per esempio, se giocasse mosse tranquille, non so, B6 io avrei potuto fare G4. E se per esempio Uh, andare avanti con mosse tranquille come alfiere b7 eccetera avrei avuto anche il tempo di fare alfiere g2 e poi anche Roccarmi, uh, perfetto qui in realtà lui parte subito creando protezione gioco, giocando c5 dunque già qua crea dei problemi immediati perché se adesso giocassi g4 subito uh, allora può subito cambiare dovrei prendere eh, se prendo di pedone, allora a quel punto ho i pezzi un po' un po' legati. E, e lui può avere comunque un buon contro gioco forte. Con una B6 perché attacca B2, attacca D4. E già avrei dei grossi problemi. Anche perché il mio re rimane al centro. E dunque dovrei fare anche molta attenzione in futuro a spinta come 5 per aprire il gioco e attaccare subito il mio re. Diciamo che avrei problemi perché il gioco si fa adesso aperto e non ho una buona, una buona sistemazione per il mio re. Dunque, una volta che faccio C5, il piano G4 non va più così bene. Dunque, in qualche modo devo cambiare eh, diciamo l'idea principale con l'idea secondaria, cioè quella di semplificare giocando al d'alfiere per D6, donna per D6. A questo punto, D per C5. La mia idea era quella di. Ehm, diciamo Accelerare lo sviluppo perché dopo donna per 5, posso fare donna di 4. Dunque, provo un cambio eh, che alla fine al bianco va bene perché mantiene una posizione equilibrata. Se invece il nero va via con la donna, come è stato, io posso guadagnare qualche tempo cercando sempre il cambio delle donne. Il nero vuole evitare a tutti i costi. E qui probabilmente ho commesso un'imprecisione perché la donna in C7 per me può andare bene. E probabilmente avrei dovuto continuare semplicemente con rocco lungo e sul cavallo C6 andrà a giocare donna H4 per cercare di creare pressione eh, sul lato di Re, su H7 eh, e questo potrebbe essere sicuramente un, bu un buon piano per il bianco anche perché ha voglia spinta G4-G5 eh, in partita ho giocato cavallo B5 che non è una mossa così forte perché alla fine il cavallo in B5 ha un solo scopo e quando di solito abbiamo delle mosse che hanno un solo scopo è molto importante verificare questo unico scopo perché se questo scopo non funziona bene alla fine rischiamo che la mossa diventi abbastanza inutile e questo è più o meno è un caso del genere in cui lo scopo è cercare di forzare il nero a cambiare le donne o comunque sia trovare una casa eh, non tanto forte per la donna Dunque in questo caso per esempio il nero ha dovuto giocare donna di 7 per evitare il cambio eh, però è il punto è che il mio cavallo comunque non ha alcuna funzione dunque alla fine si. alla fine diciamo diventa solo una perdita di tempo da parte mia. E una volta gioco donna di 7 non posso più creare pressione sulla donna. Dunque devo pensare allo sviluppo e dunque, ho giocato cavallo G3 per liberare i pezzi e potermi arroccare roccare. Lui gioca a 6, giustamente. Il mio cavallo adesso può essere cacciato. Senza problemi. E a questo punto cavallo C3. Cavallo C6, dunque attaccare la mia donna che devo andare via, donna H4, perché in H4, come dicevo prima, è una funzione di attacco sulla situazione, sulla posizione del nero. E a questo punto B5. Il nero, alla fine, esce molto bene dall'apertura. Ha un piano chiaro: poter spingere su B4, giocare torre B8 e attaccare il mio lato di donna mentre il mio attacco sullo lato di re effettivamente sembra un po' lento perché ho pochi pezzi e non sembra molto pericoloso. Decido di giocare a torre D1 con l'idea di poter portare pezzi ad attaccare sul lato di re perché a quel punto potrebbe essere possibile anche rolo C4 e il nero è il giocatore B8 andando avanti con l'idea principale di rompere su B4 un punto importante dove poter creare grandissimi problemi nella mia posizione sul lato di donna. Cavallo C4, come da piano, cavallo per, cavallo per, e a questo punto la mia idea è quella anche di giocare cavallo G5 cercare di indebolire eh, questo lato, in teoria il mio cavallo potrebbe anche andare su C5, dunque bisogna stare attenti a questi salti di cavallo, e, e quindi ho deciso di fare F5, dunque decide di mh, ridurre a 0 uh, le mie possibilità di attacco, perché non so se giocassi cavallo G5, allora a quel punto... Potrebbe tranquillamente fare h6, cavallo f3. Eh, non ho grossi piani d'attacco. Lui potrebbe andare avanti con b4, mentre io non ho più pezzi per attaccare. Dunque, diciamo che. Allora, vedendo che effettivamente non avevo grosse prospettive d'attacco con cavallo g5, ho preferito giocare cavallo c5, eh, che ha l'idea di mh, portare più un cavallo su, diciamo, sulla difensiva. Eh, perché lui chiaramente gioca da una di sette il cavallo, e a questo punto il cavallo torna indietro, difendendo un po' la mia posizione eh, sul lato di donna. Ora, qui è importante perché mh, potremmo pensare che il cavallo in c5 è forte, copre una casa debole, dunque, effettivamente è un pezzo che gioca bene su c5. Dunque, la prima idea potrebbe essere anche quella di giocare b4. Tuttavia, B4 ha un grossissimo problema eh, perché con B4 indeboliamo A3, indeboliamo C3. Dunque, il nervo le subito sfruttate con Ome5, ottenendo una posizione di chiaro vantaggio. E a quel punto, ho seri problemi. Eh, non ho praticamente mosse per difendere le rete scure. E per assurdo, qui, forse la mossa migliore del bianco, eh, poteva essere forse Re D2. Però, davvero, una mossa atipica che comunque dà sempre un vantaggio al nero eh, dunque b4 sarebbe stato un grave errore perché indebolisco la struttura per questa ragione il cavallo b3 è meglio per avere una posizione più solida eh, e5 il nero conquista spazio al centro grazie al fatto che comunque il bianco non ha raggiunto un ottimo tributo in apertura al fine 2 eh, perché a quel, punto, a quel punto diventa importante allocarsi il prima possibile e qui il nero suona un'importante occasione perché dopo fiere 2 era secondo me fondamentale per il nero giocare subito F4 F4 è buona perché eh, da un lato valorizza la torre dall'altro valorizza anche l'alfiere che possono giocare molto bene ehm, in realtà qui gioca fiere 6 mio avversario permettendomi Un'importante soluzione che qui diventa quasi unica perché, se giocassi, per esempio, Loco, che sembra una mossa naturale, allora a quel punto potrebbe arrivare sia F4 sia D4. e il Nero, effettivamente, ottiene una buona posizione eh, attiva con un, un sicuramente leggero vantaggio. Eh, dopo al fine, 6 mh, qui ho un'importante mossa diciamo strategica eh, che è la spinta F4. F4 è una mossa molto forte perché eh, fisso tutti i pedoni, diciamo, o almeno fisso il pedone F5 eh, su Casa Chiara, D5, se spingesse anche 4, allora tutti i pedoni sarebbero su Casa Chiara e l'alfiere avversario sarebbe sostanzialmente eh, inutile, molto passivo, e dunque con la spinta F4 in qualche modo blocco eh, l'attacco del nero. Eh, dunque F4 è una mossa chiave importante che dà una certa... Tranquillità al bianco, chiaramente non può spingere perché fisserebbe i pedoni su casa chiara Dunque, l'unica strategia del nero è quella di aumentare la pressione sul centro. Dunque, giustamente torre B8 a rocco. Corta a questo punto, al fiere F7 per cercare sempre l'idea, diciamo prima, aumentare la pressione. Adesso c'è l'alfiere 2 in difeso e qui gioco un'altra mossa importante, al fiere D3. Eh, mossa logica perché minaccia F5 E se giocasse 4 il discorso di prima I pedoni del, del nero sarebbero fissati su casa chiara Dunque eh, sicuramente ottengo un vantaggio io a questo punto Non potendo spingere 4 Gioca al fiore G3 per difendere il pedone Donne F2 Per cercare di difendere un po' meglio Donne 7 Con l'idea sempre di aumentare in qualche modo la pressione e anche per avere più opzioni di attacco sui vari punti eh, deboli del bianco per esempio il punto E3 torre 1 donna 7 c3 ci trovo un'altra mossa importante io voglio che tutti i miei valori siano su scala scura così che il mio fiore possa giocare meglio al tempo stesso limito anche eventuali spinte del nero al H5 è una buona mossa costringendo a andare via via dall'attacco al pedone d5 centrale del nero su colonna a6 aperta dunque devo andare su a1 donna b6 e a questo punto donna k 4 l'alfiero deve andare via la c2 mm, diciamo si trasforma in una posizione molto d'attesa perché non ho interesse a fare dei cambi nella struttura dei pedoni come in qualche modo non ha neanche interesse il nero dunque tutta una partita di manovra a 5 e quando il mio avversario giocava a 5 non ero molto preoccupato perché valutavo anche se non ho fatto tutti i calcoli in maniera molto molto precisa valutavo che comunque sia anche se non era arrivava a spingere a 4 non era in fondo un grandissimo problema perché alla fine tutti i pedoni su casa chiara dunque alla fine un compenso l'avrei sicuramente ottenuto dunque non ho prestato molta attenzione giocando con F2 e ho permesso a4, dunque ritiro il cavallo su d2, donna c5, cavallo f3, alfiere h5, è mossa importante perché a questo punto la minaccia è di cambiare l'alfiere sul cavallo, e qui il cavallo è più forte, eh, dunque dovevo per forza impedirlo, giocando cavallo per 5 cambiando il cavallo per il cavallo, eh, cavallo per 5 f per 5 torre per 5 otteniamo questa nuova posizione con una nuova struttura pedonale in cui io ho la debolezza E3 che è importantissima perché può creare davvero una grande pressione del nero su E3 però è anche vero che il nero ha varie debolezze B5, D5, tutti i pedoni su casa chiara a questo punto ho già la l'alfiere D1 perché il cambio delle fiere mi agevola perché se cambia io posso prendere i e poi posso portare i D4, tutti i pezzi sulla quarta e praticamente avrei davvero un grandissimo controllo e grandissime pressioni su B5, D5 eccetera. Chiaramente il nero non deve cambiare e giustamente gioca al fiere F7. Qui è importante controllare 4 per evitare torri 4 eccetera, allora al fiere C2 attacco F7, attacco F5 e controllo D4. Alfiere g6 per difendere f5, donna f4, che è utile perché eh, controllo la quarta mh, traversa, posso andare su d 4 d4, dunque interessante, torre 8 aumentando la pressione e adesso il nero ha 3 attaccanti su e3, dunque io ne ho solo 2 dif di difensori, dunque decido di inattire a difesa del pedone e3. Alfiere H5 per impedire torre di 1, che era una mossa importante, dunque Alfiere H5 è sicuramente utile. Alfiere d 3. Alfiere d 3 semplicemente perché non ho mosse e perché effettivamente attacco B5, che è un punto comunque debole. Dunque limito il movimento dei pezzi avversari. Donne 7, e 3. Se io adesso giocassi Alfiere per B5, potrebbe provare torre 4 anche se probabilmente è buono per il bianco, perché dopo alfiere per le 8, torre per, f per, alla fine tengo due tori, eh, per, due tori per la donna, dunque il finale comunque non è malissimo per il bianco. Dunque finendo volevo anche subito giocare alfiere per B5, in realtà mi sbagliavo un po' di torre 4, non ero molto sicuro del finale, e ho preferito giocare alla donna B4, che comunque è tanto buona, perché minaccia il cambio delle donne, che ridurrebbe la pressione sulle 3. E decidi di giocare donna 6 a questo punto al fiere per m 5. Valutando che adesso il torre 4 non funzionava perché potevo anche giocare tranquillamente donna 5 e se eventualmente f4 potevo giocare tranquillamente al fiere per le 8. Dunque non era un problema. E quindi era giocatore 7 per non perdere la qualità. E a questo punto una mossa importantissima, una mossa chiave che ho giocato. Perché qui effettivamente il nero minaccia sempre tra le 4 F4 e il F2 aiuta in, ehm, in qualche modo il nero. Perché in F2 il mio Re ha una posizione un po' precaria e può aiutare il nero nel suo attacco. Dunque, qui cerco una mossa tra i 2 e semplice, però è importante. il Gioco a Reg1. Reg1 ha la semplice idea di dare il pedone, cioè rinunciare alle 3. Però ero un re più sicuro, anche perché ho già preso b5, potrei prendere a4. Dunque effettivamente per quel pedone che perdo, ho già ottenuto qualcosa. Dunque non ho la necessità di difendere e3 ad ogni costo. Dunque ragione importante, torre 4, donna 5. La donna è attaccata, voglio utilizzarla per attaccare con donna 8 scalco, perché attacca sia sì il re sia d5, dunque è importante. F4 e a questo punto donna 8 scalco alfiere 8 per coprire, torre a d1, con l'idea logica di prestare su d5, anche poter eventualmente cambiare le donne, ehm, torre per e3, il cambio di torri non mi conviene, dunque torre f1, e a questo punto donna b6. Ehm, donna b6 minaccia lo scacco di scoperta, però effettivamente la torre non può minacciare nulla con la scoperta, dunque io semplicemente ignoro questa minaccia, e gioco alfiere per 8 Che mangia sulla sciere c'è donna per. Qui la priorità del nero è difendere d5. Per farlo, torre 5 scacco è praticamente unica. Re h2, torre per 8 Devo prendere in a4 è mossa chiaramente unica da parte mia. Donna per e2, entriamo in questo finale di pezzi pesanti dove probabilmente il bianco ha leggero vantaggio però dove vincere è effettivamente molto molto difficile eh, avevo visto torre per d5 in partita però mi spaventavo moltissimo di torre 2 e non vedevo una soluzione pratica in realtà torre 2 era sbagliata perché potevo tranquillamente giocare torre f2 sfruttando il fatto che la torre deve difendere 8 però diciamo in partita la mossa torre f2 mi è sfuggita e dunque per questa ragione non ho giocato torre per d5 che comunque era buona su torre per d5 probabilmente ne a dovuto giocare torre 4 e alla fine, se la in un finale del gel, torre D4. Eh, torre 3: Bianco sta meglio, però è difficile valorizzare i due passati, anche perché per il bianco non è così al sicuro. Dunque, ho preferito giocare in maniera più tranquilla. Donna per F4 H6 per dare chiaramente ok, una testa di fuga. Re. Donna F7 scacco 3H7. Torre F3. Ora qui, eh, giustamente il nero riesce ad ottenere un po' di contro gioco, con torre G5, attacca G2, devo per forza fare torre F2 unica, torre 2 e qui, siccome effettivamente eh, mi ero reso conto che adesso le possibili vittoria erano pari allo zero, ho deciso di giocare per semplificare, ottenere una patta, dunque torre per E2, donna per E2, donna F1, ho visto benissimo torre per G2, però alla fine la devo permettere, e anche comunque, con torre per G2 ottengo un fine di donne che... Dovrebbe essere patto, forse ho qualche esperienza in più io col pedone A però io ho tendenzialmente una patta. Donna B2, forse era più precisa donna 2 perché il mio obiettivo deve essere quello di spingere il pedone A, però gioco donna B2, e a questo punto G5, donna B4 per supportare il pedone. Donna 2 scacco, regg1. Eh, Qui non ho giocato re G3 perché avevo poco tempo sull'orologio e avevo un po' paura di mostrare il genere. Non so qualche. Minaccio di matto, però probabilmente non c'è nulla di tutto Ciò, però diciamo con la 3 sarei dovuto stare un po' più attento. Dunque, reggi 1 mi dona una tranquillità maggiore. Donna 3 scacco, reggi 2, donna di 2 scacco, reggi 1, eh, reggi 6 a 4. Vado avanti col pedone. Più il mio pedone è avanzato, più avrà problemi il nero a fare qualcosa. Eh, H5, donna scacco. Ora qui probabilmente avrei potuto tranquillamente spingere 5, creando qualche insidio in più al nero. Uh, però mh, ho preferito giocare subito scacco uh, perché inizialmente pensavo che Re5 non fosse possibile. Poi, appena l'ha fatta, mi sono reso conto che era giocabile. Però, effettivamente, rientra in un finale. Che comunque patto dopo il cambio delle donne. Deve cambiare. Re per Deve giocare Re5. Perché adesso il quadrato del mio pedone è il seguente. Dunque, deve per forza entrarvi. O su e 5 o su e 6. Dunque, Re5 è forzata. Re3. Re, re di 6. Re di 4, io sono sempre nel quadrato dei pedoni neri e alla fine, perché il quadrato sarebbe questo, dunque quando lui spinge posso entrare lì tranquillamente. E alla fine, su questa posizione, dopo Re c6, mh, ci accordiamo per la parte perché il finale è completamente fatto. perché Dopo Re 5, eh, Re b6, Re per di 5. G4, eccetera. Non c'è più nulla da fare perché io devo andare a prendere il pedone G4. Dunque, devo giocare Re4. Lui può prendere i miei pedoni e alla fine tutto si risolve in una facile patta senza grossi problemi. Perfetto, per questo video è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione. e Vi do appuntamento per il prossimo. Ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video. Grazie.